I telespettatori oggi scopriranno qualcosa con noi, qualcosa che con cui hanno a che fare tutti i giorni, ma forse il procedimento non lo conoscono. Lei è il signor? Lanfranco Enrico e sono il direttore tecnico di questa struttura che ha una superficie di più di 50.000 metri quadri coperti. Ecco, mentre camminiamo spieghiamo, facciamo una piccola introduzione, tra virgolette, storica del luogo che andiamo a visitare. Sì, questo qua era un luogo che era in origine delle Ferrovie dello Stato e poi è stato tramite un'asta aggiudicato alla Pacorini e gli altri soci che attualmente stanno stoccando la merce, caffè e altre merci varie. La Pacorini è una storia antichissima perché ha sempre fatto questo tipo di lavoro qua, di magazzinamento, sacchi, di caffè, tutto quanto. Poi si è trovata in un'area importante, in Mucola di Vado, ha deciso di investire dei soldi, dei capitali e attualmente sta dando ragione. Ed ora andiamo a scoprire le varie fasi della lavorazione. 7.000 caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te e aspetti me nel castello lassù con la treccia già sciolta. Siamo momentaneamente passati nella parte esterna perché abbiamo avuto un'occasione. Qual è? Occasione di vedere cosa? Di vedere un taglio sacchi. Come potete vedere ci sono dei ragazzi, degli operatori che hanno, ci avviciniamo magari, che hanno un cutter in mano e tagliano i sacchi direttamente, sacchi che provengono dal magazzino che poi usciranno in infusa. Il caffè, come un mondo che gira e che mi innamora, se non vuoi, non finirà. Sì, praticamente sta agganciando un container di caffè, questa restaker Ferrari, no? Lo sta depositando sulla nostra pavimentazione per poterlo scaricare e poterlo mettere nei magazzini. È un'operazione non complicata, però in cui il personale deve stare alle distanze di sicurezza. Solo una volta che l'operatore ha finito tutte le manovre può avvicinarsi e con i nastri sollevatori scaricare il caffè. Questo è un contenitore che, a differenza dei contenitori tradizionali che arrivano caricati in sacchi, è caricato alla rinfusa, cioè ha dentro un saccone di nylon grande come tutto il container e ha il vantaggio che tiene l'equivalente di 360 sacchi, che però dentro un contenitore normale non riescono ad essere caricati perché non ho, per dimensioni di, per questioni di spazio. Questa è la cosiddetta cella, quindi siamo andati in ordine crescente come quantità di caffè contenuto. Cosa succede qui? Esattamente, in una cella di queste ne abbiamo 42, riusciamo a introdurre fino a 5 contenitori di quelli che abbiamo visto prima fuori. Con questo macchinario noi possiamo andare a eliminare dei colori che sono dei difetti che il cliente vuole eliminare. In questo caso stiamo separando i fichi scuri, quindi neri e marroni scuri, dal caffè buono. Con questo macchinario andiamo a separare per peso specifico i corpi più leggeri da quelli più pesanti, quindi possiamo eliminare chicchi rotti, chicchi forati dagli insetti all'origine e anche bastoncini e buccette. Ci si chiede sempre ma da dove arriva il caffè? Voi a seconda del paese di provenienza date una, è contraddistinto da un tipo di sacco diverso. Diamo qualche, senza entrare troppo nello specifico, qualche differenziazione. Sì, innanzitutto ogni paese ha un tipo di tela abbastanza caratteristica, quindi che già ci permette di distinguerlo anche esteriormente senza guardare il caffè dentro. E, oltre a, soprattutto il Brasile ha delle tele molto colorate con vari disegni, quindi diciamo per quanto riguarda l'aspetto estetico fra i sacchi si fanno apprezzare maggiormente. Questi sono dei sacchi di Colombia, anche questi molto caratteristici per quanto riguarda il tipo di tela e il caffè. Diciamo è uno fra i più pregiati. Piccoli ma preziosissimi strumenti per la rilevazione della qualità. Questo? Questo è un colorimetro che ci permette di controllare il colore del caffè tostato prima di effettuare l'assaggio. È fondamentale perché tostando il caffè troppo o troppo poco si danno dei gusti alla tazza che sono estranei a quello gusto vero del caffè. Controlliamo l'umidità del caffè all'arrivo. E poi ovviamente la comunichiamo al cliente, che è una cosa importante, anche perché ovviamente il caffè poi stando a magazzino perde umidità, quindi più è umido quando arriva più può perdere peso quando esce. Ecco, qui invece si pesa? Qui questo è un bilancino di precisione che utilizziamo quando andiamo a fare l'assaggio organolettico per avere 13 grammi precisi.
questo macinino che ci permette ovviamente poi di macinare il caffè e possiamo regolare la macinatura, perché a seconda a differenza magari di quanto si pensa, non tutti i caffè vanno macinati allo stesso modo, c'è una differenza fra arabica e robusta e fra naturale e lavato, quindi noi possiamo regolarla. Dal 98 ad oggi questo traffico del caffè è aumentato vorticosamente, infatti si può vedere anche dalle statistiche delle dogane che la dogana di Savona ha avuto una crescita esponenziale nello sdoganamento appunto di questo, quello che viene chiamato l'oro verde.